microfono è alto e il letto è basso. No, no, è perfetto, è perfetto. Allora, buonasera a tutti. Magari qualcuno è salito da questa via che costeggia proprio il Palazzo del Comune. È una via dove ha inizio la storia che vi raccontiamo stasera, scritta da Roberta Fieraccioli. Ed è una via dedicata, che porta il nome di una donna. Questa donna si chiama Norma Parenti. E diciamo che in quel... E diciamo che in questa piazza, in quella via, nella sua casa, che è a poca distanza da qui, inizia e finisce la storia di questa donna, che adesso vado a raccontarvi. Era il terzo giorno d'estate, o forse il secondo. Era il terzo giorno d'estate del 1944, quando i nazifascisti bussarono alla porta della locanda Roma, a Massa Marittima. Circa le 10 di sera, nessuno in giro per le strade. La città era occupata come ancora una buona metà della penisola. La gente era quasi tutta chiusa nei rifugi, al riparo dai nazisti, ma anche al riparo delle bombe che da qualche giorno cadevano sulla città, man mano che il fronte saliva da Grosseto, liberata il 15 giugno. «Cerchiamo la signora», disse uno di loro con tono arrogante. «Cercano me», sussurrò Norma a se stessa, sentendo quella voce dall'accento straniero echeggiare per le scale che portavano al piano superiore, dove erano le camere da letto. Poggiò delicatamente nella culla il bimbo di 6 mesi che le si era appena addormentato in collo, scese le scale, si affacciò alla sala del locale dove sua madre stava rimettendo a posto i tavoli dopo la chiusura. «Eccomi. Cosa volete?» Il tono cercava di mascherare il disprezzo verso quegli uomini le cui mani grondavano ancora del sangue degli 83 minatori di Niccioleta fucilati solo una settimana prima. «Vogliamo te». La strattonarono per portarla fuori dalla locanda. La madre si mise di mezzo. Le presero entrambe, le trascinarono nel vicolo buio e silenzioso. Nemmeno una luce filtrava dalle finestre delle case oscurate da carta spessa e tende pesanti. Nemmeno un rumore si sentiva dietro le porte sprangate. Ma qualcuno sentì distintamente una voce che, in italiano, ordinò di bruciare tutto. E subito dopo, una bomba a mano esplose dentro la casa. Non erano solo nazisti, c'erano anche i fascisti in quel piccolo drappello. Qualcuno che la conosceva bene. Qualcuno che voleva vendicare qualcosa. «Vogliamo te». Norma Parenti, 23 anni, madre da pochi mesi, colpevole di aiutare gli ebrei, di aiutare i disertori a unirsi ai partigiani alla macchia, di portare messaggi nascosti nel cibo ai carcerati, rinchiusi nelle celle del Palazzo del Podestà, di essere la moglie di Mario Pratelli, anche lui, giovane e alla macchia. Norma Parenti, colpevole di infischiarsene delle consuetudini e delle apparenze, di essere una donna diversa, di essere bella e sempre sorridente, di portare i pantaloni come suo marito e di fumare la sigaretta anche in pubblico. Proprio così la ritrae una famosa foto, con i pantaloni e una sigaretta in mano, insieme a suo marito Mario, mentre lo guarda con un sorriso complice e innamorato. Ma forse la colpa più grande di Norma fu quella di aver dato sepoltura, nonostante i divieti, come una novella Antigone del XX secolo, a Guido Raghi, detto Boscaglia, partigiano della 23esima Brigata Garibaldi, ferito in un'imboscata dei fascisti vicino a Massa Marittima, torturato e ucciso a soli 19 anni. Il suo corpo fu recuperato dai tedeschi, legato a una camionetta, straziato, trascinato fino alla città e scaraventato qui, sulla piazza del Duomo, come monito ai sovversivi
e ai cittadini tutti, col divieto assoluto di dargli sepoltura. Norma ricompose il corpo, incitò i suoi concittadini, avvisò i genitori del ragazzo e organizzò il funerale. Era l'8 maggio 1944. I nazifascisti non lo dimenticarono. Mamma, mamma, nel silenzio del vicolo, tra le voci concitate dei suoi aguzzini che la trascinavano via, risuonò la voce di Norma. La sentirono quelli che si erano rifugiati nella cantina, scavata nella roccia, vicino alla porta medievale che usciva dalla città verso il mare. Provvidenziale, dopo qualche istante, scoppiò una bomba proprio lì, una bomba alleata, accanto a quella porta, dove i nazisti si erano fermati per fucilare sua madre. Morirono in 6. La donna, ferita, riuscì a rialzarsi, ma Norma non c'era più. Trascinata via, giù per un sentiero che si perdeva tra gli uliveti e i poderi sotto massa. La ritrovarono la mattina dopo, riversa per terra, nel podere di Coste Botrelli, a poche centinaia di metri dalla porta del mare, col bel volto straziato, gonfio e viola dalle botte del calcio di un fucile, col fianco ferito da una fucilata sparata a bruciapelo e con il petto squarciato da una pugnalata mortale. Alle 14:40 di quello stesso giorno, il 24 giugno 1944, i carri armati alleati entrarono a massa marittima, sfilando davanti alla cattedrale medievale di Giovanni Pisano. Massa fu liberata tra la gente in festa. Questo Norma non lo seppe mai. Nel settembre di quell'anno, il comune le dedicò la strada nella quale abitava. Un anno dopo, ricevette alla memoria la medaglia d'oro al valore militare per il tributo di sangue dato alla resistenza. Norma, la ragazza che portava i pantaloni, aveva lottato per costruire un mondo migliore per tutti noi e per suo figlio Alberto, che sua madre non l'ha mai conosciuta. Uccello che ci va.